Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Io sono il Grand Dragon. Oggi ragazzi siamo sul terzo episodio di Borderlands 3. Nel secondo episodio ragazzi ci eravamo lasciati che siamo riusciti a recuperare la chiave della cripta, ma che sfortunatamente dobbiamo tra virgolette ricaricarla o sistemarla, non ho capito molto bene, però dobbiamo comunque penso principalmente ricaricarla, essendo che forse è scarica, essendo che è stata utilizzata, dobbiamo caricarla penso con dell'Ethereum, non lo so. L'unica cosa che dobbiamo fare è ricaricarla e utilizzarla. Allo stesso tempo, quando abbiamo trovato la chiave della cripta, abbiamo incontrato anche come va? Questo strano tizio, in cui da quello che ho capito dovrebbe essere un vecchio cacciatore della cripta che poi è stato, penso, non lo so, o era un vecchio cacciatore della cripta o addirittura era un vecchio amico dei Crimson Rider, quindi comunque siamo costretti, anche perché non so quanto può essere buono, siamo costretti ad averlo in squadra. Aspetta che mi fa fare la macchina. Ok, quindi oggi dovremo ricaricare o comunque attivare la chiave della cripta e vedere cosa ci farà fare. Ragazzi, volevo anche dirvi che qualche giorno fa, o poco più di una, quasi entro una settimana fa, ho portato un video delle missioni secondarie di Borderlands 3. Volevo comunque, per chi seguiva la serie, volevo fare anche un po' di missioni secondarie, volevo farvi vedere un po' anche le missioni secondarie. Quindi per chi se lo fosse perso, se lo può andare a vedere, che già l'ho lasciato qualche settimana fa, già avrà. Ho sbagliato strada, vero? Ho sbagliato strada. Quindi per chi volesse se lo può andare a riguardare, se lo può andare a riprendere. E poi penso di continuare anche le missioni secondarie. Penso, sperando che comunque vadano bene, sperando anche che comunque quello le accettate, le volete, le missioni. Io non so il perché, ma non so neanche dove devo andare, non lo sto capendo. Ah, di là, ok. Quindi per chi volesse si può guardarsi le missioni che già ne ho lasciate. Ne ho prese solo 3, ne ho per ora portate, perché dico che 3 missioni secondarie mi sono fatte fare mezz'oretta, 40 minuti di video, quindi per farvi capire un po' quanto è complicato fare una missione, nel senso quanto è lunga completare una missione. Quindi ho dovuto fare 3 missioni per ora e ne ho dovute portare solo 3. Quindi comunque penso di portare sempre e solo 3 missioni alla volta come missione secondaria. Calpesta il mio inestimabile scavo archeologico. Posso aiutarti? Ah, qua. Sei Tannis? In persona. E tu sei il nuovo cacciatore di Lilith, con la mappa, niente meno. Immagino di dovermi complimentare con te. Ecco fatto. Beh, la mappa, prego. Però calmati. Aspetta fuori mentre esamino questo inestimabile manufatto alieno di insondabile complessità. E ruba pure tutto quello che non ho inchiodato a terra. Saccheggiare mentre aspetti. Ok. Mi servi come cassa di risonanza per le mie ipotesi. Non farti strane idee, non sarà una conversazione. Come sospettavo, Tyrin Calypso è una sirena. È capace di nutrirsi dell'energia vitale. Lui è finora usato i propri seguaci come fonte di sostentamento. Ah, quindi come potenza e cibo usa i suoi compagni. Il pensiero di ciò che succederebbe se i gemelli Calypso le trovassero prima di noi. Ma che cacchio? Senti anche tu delle urla o sto avendo uno dei miei attacchi? Perché non entrambe? Una cosa è certa, abbiamo compagnia! Ehi, super fan! L'hai aggiustata quella mappa? Portamela e ti accoglierò nella famiglia, ma... Come dici, non ti va proprio, peccato, beh, io ci ho provato. Addio, Crimson Verde! Troitro! Trasmessa in diretta su Econet. Quindi, ecco, niente frasi stupidamente eroiche.
stato veloce, giuro. Sono caduto, porca miseria. Se mi senti, il mio scavo è stato attaccato dai banditi. Distruggeranno tutte le mie ricerche. Arrivo subito. Killer, non farli avvicinare né a Tannis né alla mappa. Come sempre sono io quello a difendere e a subire i colpi. Ci aveva promesso la... Tutto bene, Tannis? Ok, va bene. Ehi là. No, ma state invadendo il mio spazio vitale, quindi diamoci una mossa. Dimmi che hai aggiustato la mappa. Ho fatto del mio meglio, Lilith, considerando il mio immenso intelletto e le scarse risorse. Vogliamo cominciare? Ecco, questo dovrebbe bastare. Parte dei dati sono stati corrotti. Come se la mappa avesse subito danni ingenti. Ipotesi! Tyrin Calypso ha provato a caricare la mappa, ma ha finito per scaricarla ulteriormente. Purtroppo sono in grado di individuare un solo pianeta. Prometto. Ma certo! È lì che Typhon de Lyon ha scoperto la prima cripta. Dovrebbe essere questa. Ottimo lavoro, Tannis. Allora, si va a Prometea? A quanto pare dobbiamo raggiungere quella cripta prima che lo facciano i Calypso. Alla nave ci sta pensando Ellie. Porto subito lì Tannis e la mappa. Raggiungici sulla piattaforma d'atterraggio. Ma sai che avevo questa cosa, Lilith. Cerco di salvare la vita alla mia esperta di Eridiani. Esistono altri esperti di Eridiani? Pronta? Buongiorno al bacino dei Rider. Mi sono spaventato. Stanno andando a prendere la cripta e mi scompare così. Comunque, in poche parole, questa è stata una... Quando mi capita di pescare una merda, solitamente riesco a liberarmene con una buona strofinata. Sembra che devi parlare, no? Ma tu sei più tenace della media. Voglio chiarire una cosa. La mappa e le cripte che indica sono mie di diritto. Tu non hai idea di cosa siano veramente, né a cosa servono. Io sì. Siamo i figli della cripta, sai. È una cosa di famiglia. In teoria questa qua dovrebbe essere la prima cripta che questo qua ha trovato. Ma che penso che abbia perso. E quindi l'abbiamo recuperata noi. Dobbiamo andare in questo pianeta per... non so per cosa. Grazie del passaggio, Lilla. È giunto il momento, quindi? Dopo tutti questi anni? Puoi scommetterci, com'è messa la nave? Quasi pronta. Serve del carburante e un chip di astronavigazione. Cacciatore, puoi aiutare Ellie a preparare la nave? Io raduno tutti i rider e li porto a bordo. Vado. Va bene, a dopo, Lil. Tieniti pronta a tutto, Ellie. I Calypso non ci lasceranno partire senza combattere. Chissà perché, ma immaginavo che dovevo portare qualcosa di... biocarburante e non è affatto schizzinoso. Ti basterà investire un po' di banditi e di skeg per riempirlo. Ecologico, vero? A bordo, cacciatore! Ovviamente, se l'autocisterna dovesse saltare per aria, torna da me e te ne darò una nuova di zecca, dolcezza. Come dicevo, ti basterà spiaccicare un po' di banditi, skeg e altri animaletti. Ok. Che tu non capisca benissimo cosa stiamo facendo, quindi voglio farti un corso accelerato. Io e mio fratello siamo nati in una gabbia. Papino diceva che era per il nostro bene, che il resto dell'universo era pieno di banditi che ci avrebbero fatto a pezzi. E quando ci siamo liberati, pensa un po', abbiamo scoperto che aveva ragione. Banditi ovunque, a perdita d'occhio. I banditi erano la più grande risorsa della galassia. Ce n'è a miliardi sparsi per le terre di confine. I relitti umani delle guerre tra corporazioni. Uomini e donne distrutti. Noi li facciamo sentire di nuovo speciali. In cambio loro combattono e muoiono per noi. Perché abbiamo dato loro una nuova casa. Una nuova famiglia. L'universo sarà di chi sceglierà di obbedirci. Vabbè, tanto si sa che pedo ammazzo, quindi...
come sempre dovrò. Non possiamo fare rotta da Prometeo senza quel chip. Fortunatamente non è troppo lontano. La fuga. Ehi, Ellie, ho trovato quel chip. Finalmente! Non vedo l'ora di andarmene da Pandora. Ormai me lo sento nelle ossa questo pianeta. E scommetto che alla lunga non fa mica bene. Parcheggia lì l'autocisterna, CC. Comincia subito il rifornimento. Stiamo davvero andando su Prometea? Incredibile! Tantissimi panorami da vedere e corpicini da spupazzare! Quei damerini scopriranno cose che finora hanno visto solo nei documentari! Serbatoio pieno! Siamo pronti, killer? 9 parti sbloccate. Sono dopo li vado a vendere. Che diavolo! Aquila di fuoco, consegnami la mappa. Neanche morta. Bene, come preferisci. Presa. Roba forte! Tu sei una sirena. È un dono di famiglia. La sirena sono io. Lui è un parassita. Letteralmente. Quando siamo nati mio padre ha dovuto amputarlo. E ora è vivo soltanto grazie a me. Che cosa stai facendo? Posso prosciugare l'energia di ogni creatura vivente. Persino la tua, cara. La leggendaria cacciatrice, colei che ha distrutto il distruttore, Aquila di fuoco, tanti titoli, poco potere. Bene, ora il tuo potere è mio. Non mi resta che farti fuori. Dai. Dai, Ren. Va bene. Cazzo, dovevi vedere la tua faccia. Eri tutta triste. Oh no, i miei poteri. Dai, dai, forza. In diretta tra 3, 2. Come butta, fratelli e sorelle. Dea Regina Tyrin in diretta per voi con una sorpresa davvero speciale. La vostra richiesta di esecuzione numero 1 è stata esaudita alla grande eretica in persona, l'Aquila di Fuoco. Guarda un po' che abbiamo spennato. Sorridi. E soltanto i più devoti tra i nostri seguaci avranno l'onore di farla fuori. E non è tutto. La strada per la grande cripta si stende davanti a noi. Prossima tappa, Prometea! Mettete mi piace, seguite e obbedite. Non prendertela, Lil. Tutte le leggende muoiono. Sei stata grande. Immagino, è una frase di circostanza, non lo penso sul serio. Perfetto, adesso andiamo via. Voglio scoprire se Katagawa ha mantenuto la parola. I resti lasciali ai cani. Ciao, ciao, grazie per la mappa. E per i poteri. Finirò io quello che hai cominciato.
A dopo, aquila di fuoco, o quel che ne rimane. È un'imboscata! La porta Fantastico. È bloccata! Prendi l'ascensore e raggiungi la passerella! Io cerco di aprirla! Sì, un secondo. Non riesco. Guarda come l'hanno cacciata quei bastardi. Massacrali, Cicci. Mio nome. Penso io, in piedi, comandante. Grazie, cacciatore. Me la caverò. Torniamo alla nave. Cacciatore della cripta, vieni! Per ora fa affidamento sul chip di astronavigazione, tesoro. Ah, siamo messi male, ma non c'è tempo da perdere in chiacchiere. Dobbiamo andarcene da qui. E non esiste un posto più sicuro di quella nave. Cicci, sulla nave! Dobbiamo alzare i tacchi prima che arrivino altri FDC! Va bene, ragazzi. Credo che dovremmo dopo andare in questa nuova mappa grazie alla chiave della cripta, che però allo stesso tempo ci è stata anche rubata, però penso che con quelle coordinate siano state salvate. Allora, guardate, non sto chiudendo qua, perché avrei continuato, però sto chiudendo solo perché, siccome dovrei andarmene con la nave, l'unica paura è che poi ne dubito. L'unica paura è che però non torno più a Pandora, questo dovrebbe essere a Hydrox, cioè a Pandora. Ho paura di non tornare qua, quindi sto chiudendo ora il video, cioè chiuderò. Finirò così, mi farò le missioni secondarie perché sono rimasto anche fermo e chiuderò qua il video, proprio perché ho paura che qua non potrei tornarci. È proprio non penso che non ci possa più tornare, sicuramente poi dopo potrò tornarci con i viaggi rapidi e i viaggi con la nave e tutto, però comunque sai com'è, meglio prevenire che curare. Quindi chiuderò così, continuerò comunque con la fuga, cioè perché ora dovrò continuare perché dovrò andare in quel posto, però per ora la chiuderò così. Sicuramente dovremmo andare in quella mappa, non so come, a Prometea dovremmo andare lì, però per ora rimarrò qua per fare le missioni secondarie e per farmi un po' la mappa, poi appena avrò finito continuerò con la storia principale, che non pensavo che avrei abbandonato Pandora. Ho un'unica paura che proprio non possa più tornarci. Penso proprio di sì, però comunque io chiudo perché non si sa mai. Ragazzi, spero che comunque il video vi sia piaciuto. Chiedo scusa se di sottofondo sentirete la play,
se sono stato anche un po' muto, però ero comunque concentrato durante il gioco, durante a quello che stava succedendo. Sono rimasto un po' tipo, ah, non pensavo che quei due venivano e combattevano contro Lilith a rubare la chiave della cripta. Non me lo sarei aspettato, se lo devo ammettere. Infatti sono rimasto là un po' tipo, porca miseria. E niente, ringrazio comunque per chi si vedrà il video, ringrazio per chi se lo vedrà, per chi se lo vedrà tutto. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, se vi piace, se vi piacerà, lasciate un like e anche qualche commento comunque per dirmi qualcosina, anche per darmi una mano. Penso di aver detto tutto, comunque seguiteci anche su Instagram, noa_grandrago. E se vi va, usate anche il nostro codice creatore di Fortnite, Noah Grand Dragon. Ragazzi, detto ciò, penso di aver detto tutto, ci becchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi!